Gloria a Dio, è bello questo cantico. Diamo gloria a Dio, grazie. Lo ricantiamo, va, magari. Sì, sì. È bellissimo. Gloria a te, Signore. Pace a tutti, a quanti ci seguono in questo momento. Signore vi benedica. Hai dipinto i cieli e hai fatto il mare. Mio Creatore, mi hai fatto come te. Aiutami a scoprire la grandezza che c'è in te, il tuo amore e la tua fedeltà. Da te, Signore, la mia preghiera va. Solo il mio esprimere potrà la lode a te come un profumo è. Adoro te perché tu sei. Tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mare. Il volto tuo un giorno finalmente ti ho trovato, sempre ti amerò con tutto il cuore. A te, Signore, la mia preghiera va, solo il mio cuore esprimere potrà. Ti ringraziamo, Padre Celeste, ancora una volta perché siamo davanti a te. È una gioia, un privilegio grande, perché tanti magari non possono essere insieme agli altri per motivi svariati, per malattia o per altri problemi. Questa mattina ti adoriamo in spirito e verità, perché tu sei l'Iddio onnipotente, l'Iddio grande, l'Iddio dell'impossibile. Signore, benedici la vita nostra, benedici la vita di tutti quanti, vicini e lontani. Oh Padre Celeste, a chi andremo, a chi ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita eterna, e noi stamattina ti ringraziamo, Signore. Voglia tu benedirci in questo culto, benedici quanti stanno seguendo nel web, Signore, e sono a casa magari con le loro difficoltà. Noi non siamo egoisti, non pensiamo soltanto a noi stessi, perché questo sarebbe ingiusto, ma vogliamo pregare per tutti i santi che sono sparsi nel mondo intero, Signore. Noi umilmente, veramente, non abbiamo grandi capacità, ma una preghiera possiamo farla per tutti, Signore. Benedici, benedici e benedici. Trasforma, libera, Signore, le anime da tanti problemi che avvolgono questa famiglia cristiana, ma anche coloro che non ti conoscono, Signore, sono veramente in uno stato di difficoltà immensa. L'umanità intera, Signore, giace nel travaglio. Signore, voglia tu lenire le ferite, guarire e salvare le anime. Stai con noi questa mattina, ti ringraziamo, Signore, anche quanti non verranno e quanti verranno ancora. Benedici, Signore, nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen, amen. Gloria a Dio. Cantiamo un altro cantico. 154. Cento cinquanta e quattro. Alzo le mani, anche se non ho forze, alzo le mani,
Fiducia che il Signore ci ascolta anche questa mattina, è vero? Il Signore è fedele a se stesso e non viene meno, e noi vogliamo ringraziarlo e benedirlo con tutto il cuore. Cantiamo un altro cantico alla gloria di Dio. Grazie Signore. 149, Dio ha fatto cose splendide per noi, ed è vero, il Signore ha fatto cose grandi, meravigliose. Gloria a Gesù. Dio ha fatto cose splendide per noi, e noi siamo nella gioia. Dio ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia. Tanto grandi, più del cielo su di noi, e ora siamo nella gioia. Siamo uniti l'uno all'altro e siamo suoi per l'eternità. Alleluia. Mi stupisce la sua grazia, perché so che non meritavo nulla. Così giorno dopo giorno salirò verso il cielo e la sua gloria, e con gli occhi della fede sono lì e contemplo il suo splendore.
solamente dirgli sì ed arrendermi al suo amore. Dio ha fatto meraviglie per noi e noi siamo nella gioia. Ora vivo veramente grazie a Lui, perché Lui è la mia gioia. Son suo figlio, erede dell'eternità, la mia vita gli appartiene e nessuno al mondo mi separerà da colui che mi vuol bene, perché ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. E sia gloria a Dio, sia gloria al Signore Gesù. Benedetto sei, Signore. Ti adoriamo, Signore, ti adoriamo, ti adoriamo. Gloria a te, Gesù, gloria al tuo nome, Signore. Io credo che è sempre bello stare davanti al Signore, è vero? È un privilegio che magari altri non possono, come ho detto nella preghiera, perché sono magari in tante difficoltà che oggi abbondano, ma noi che siamo qui vogliamo ringraziarlo. Vogliamo essere indolenti, ma vogliamo dire: Signore, grazie che mi hai portato nella tua casa. Alleluia, grazie Gesù. Qualcuno che vuole ringraziare il Signore, sentitevi liberi, una preghiera. Grazie Gesù, gloria a Dio. Amen. È bello stare insieme. Gloria a Dio. Sorella Patrizia, sei sorridente più che mai stamattina, grazie a Dio. Accendi il microfono, sì. Sì, adesso sei pronta, ok. Sì, sì, voglio pregare. Signore, grazie. Grazie perché possiamo essere qui, Signore. È un privilegio grande, Signore, che tu ci hai dato di venire, Signore, ancora oggi per lodarti, per avere comunione con te, Signore, e nell'assemblea, Signore. Grazie perché ci benedici ogni giorno, grazie perché ci sostieni ogni giorno e ci curi ogni giorno, Signore. Cura le nostre anime, Signore, cura la nostra fede, Signore. Fa sì che non si affievolisca, Signore, ma che possa essere sempre viva, Signore, gloria per averti qui con noi, Signore. Grazie per quest'ora che passeremo con te. Sì. Benedici tutta l'assemblea, benedici tutte le persone che ci ascoltano, chi viene e chi non è potuto venire, Signore. Benedici il pastore in modo particolare, perché veramente ogni volta che ci porta la tua parola ci riempie il cuore di te, Signore, di Gesù, della tua vita, della tua esistenza, del tuo amore, Signore, di quello che hai fatto per noi. Ci riempie veramente il cuore, Signore. E benedici anche, Signore, i momenti che passiamo a casa, perché non sempre sono sempre buoni, Signore, però Signore aiutaci a diventare grandi veramente anche fuori la Chiesa, Signore. Grandi nel modo di comportarci, nel parlare e via dicendo, Signore. Ogni cosa appartiene a te, Signore. Io ti ringrazio e ti lodo perché mi dai veramente la salute di poter venire a lodarti e tutto quanto, Signore. Grazie di ogni cosa, nel nome tuo santo. Amen. Amen, amen. Grazie, Signore Gesù. Voglio anch'io ringraziare il Signore per questa splendida giornata che ci offre, che ci ha offerto. Ma quando si è col Signore, si ama il Signore, tutte le giornate sono meravigliose. Amen. E grazie, Signore, per la tua, per tuo amore, per la tua misericordia, il perdono. E grazie per tutto, Signore, perché tu sei veramente onnipotente e grande, Signore. E grazie perché mi stai dando
pian piano mi stai dando un equilibrio anche nel mio comportamento, vedo che stai operando in me, e ti ringrazio perché tu ami tutto il mondo, e non per niente hai pagato innocentemente, hai pagato per noi peccatori e colpevoli, diciamo, e tu non hai esitato a dare la vita per salvare noi, e questo ti voglio ringraziare per tutte queste cose. Comunque, Signore, ti prego tutti i giorni, e ti metto davanti, ecco, la mia famiglia, Patrizia, Davide, Lorenzo. Amen. Voglio pregare anche per il pastore, far sì che il pastore possa stare bene, in salute, e ci possa comunicare la tua parola nel meglio modo possibile. Per noi è importante, sono importanti queste cose, perché se riceviamo il messaggio a me il messaggio del pastore mi entra e mi va nell'anima, in profondità. E grazie al pastore, al Signore, prima di tutto al Signore, poi al pastore, che sto facendo una bella crescita, mi sento sereno, tranquillo, paziente, e voglio ancora pregarti e far sì che io voglio migliorare e avviarmi verso la tua gloria, la tua... Amen. Gloria a Dio per il fratello Carlo, sorella Patrizia, sorella Francesca qui stamattina. Fratello Carlo, le sue espressioni sono sempre spontanee, è bello questo. È veramente bello sentire, e sai che sono apprezzate anche fuori? Sì, anche chi segue i culti sono apprezzate queste tue parole, le vostre parole, perché noi siamo spontanei. Questo non è un vanto, voglio dirlo con chiarezza, quanti ci seguono, non è che ci vantiamo mai, ma noi diciamo quello che siamo, né di meno né di più, perché chi aumenta e poi non serve, chi diminuisce comunque si sminuisce, è negativo. Noi siamo quello che siamo, possiamo piacere, non possiamo piacere, pazienza, ma noi ringraziamo il Dio per questo. Cantiamo un altro cantico alla gloria di Dio. 122. Grazie per la salvezza, grazie per il tuo amore, grazie per la tua vita che per noi desti, Signore Gesù. E vogliamo godere tutti i giorni della nostra vita, fin quando tu ritornerai dal cielo, mio Signore Gesù. Un giorno tutti quanti insieme uniti a te parleremo delle cose profonde tue. Ci prenderai per mano, le nostre lacrime asciugherai per restare uniti a te per l'eternità. Grazie per il tuo amore, grazie per la tua vita che per noi desti, Signore Gesù. E le vogliamo godere tutti i giorni della nostra vita, fin quando tu ritornerai dal cielo, mio Signore Gesù. Gloria a Dio, un giorno tutti quanti insieme uniti a te
parleremo delle cose profonde tue, ma noi cominciamo già da qui, eh? Come diceva il mio pastore, diceva, non dobbiamo aspettare quando andiamo in cielo poi, no, per ringraziare Dio, ma questo è il tempo, anche se sono tante le difficoltà. Ripeto sempre la stessa cosa, perché stamattina mi sono arrivate diverse notizie di credenti in difficoltà, veramente in difficoltà, ma noi non vogliamo essere di quelli che danno parole semplici, nel senso che dire vabbè fratello, sorella, coraggio, questo è classico, mi ricordo sempre. Noi vogliamo veramente immedesimarci in coloro che hanno, e pregare e invocare il Signore con tutto il cuore, vero? Perché le parole sono parole, ma una volta voglio dirvi questo perché è importante. Quando ero bambino, ragazzo, i fratelli, sorelle, quando si incontravano parlavano poco e niente. Quando veniva a casa, che era un porto di mare di fratelli e sorelle che venivano, al tempo era più facile, adesso sono tante le problematiche, ricordo, io ero lì, loro parlavano poco, un saluto, poi iniziavano subito a pregare, si mettevano immediatamente a pregare. Io non comprendevo in parte ero infastidito, la mia testimonianza sto facendo. Da ragazzo ero infastidito, perché è così, quando uno non ha il Signore certe manifestazioni non le comprende, ma ora capisco la realtà. Loro sentivano forte il bisogno di pregare e poi pregavano per tutti. Ebbene, oggi dobbiamo tornare a questo, eh? Poche parole ma subito i fatti davanti a Dio, e la preghiera è principale per ogni cosa, grazie a Dio. Vogliamo ringraziare il Signore. Cantiamo un altro cantico, naturalmente non per riempire il culto, io mi sento molto tranquillo stamattina. Il 118 è un invito a tutti ad aprire il cuore, apri il tuo cuore, Gesù vuole entrare e con te vuol cenare, apri il tuo cuore. Il 118 è bellissimo come cantico. Pace, pace a voi, ben arrivati, pace. 118. Voglio dire una cosa, stamattina più non so perché, ma mi sento bene in tutti i sensi, faccio sorella Margherita, sorella Giulia, erano le 7, sentivo una pioggia, dico, pioggia forte, ho detto, stamattina sicuramente diversi si scoraggeranno, e forse è stato anche così, ma qui sono arrivati dei credenti, ci sono dei credenti qui, dei miei fratelli e sorelle che amano il Signore, non che gli altri non amano il Signore, sì, ma che hanno preso una strada e non vogliono fermarsi, è vero fratelli e sorelle, non ci vogliamo fermare, che possa piovere, possa nevicare. Voglio ricordarvi, non finisco più stamattina, perdonate. Mi ricordo molti anni fa, una domenica, nevicò fortemente, neve, tanta neve, e era domenica mattina, che facciamo? Un giro di telefonate, ricordo, dico, sospendiamo il culto, non so, facendo un giro di telefonate, diversi hanno detto no, noi veniamo, e sono venuti. Nonostante la neve, così stamattina noi siamo venuti per dare gloria a Dio, amen, gloria al Signore. Scusate un attimo, non vorrei che si interrompa la trasmissione di Facebook. Uscite un attimo, una scritta, abbiate pazienza. Scusate, ma queste cose tecniche qui ci interrompe. Allora, diamo gloria a Dio con un altro cantico, ho detto il 118. Gloria a Dio. Apri il tuo cuore.
cantiamolo. Apri il tuo cuore, che bell'invito stamane. Gloria a Dio. Alleluia. Apri, apri il tuo cuore. Benedetto il tuo nome. Apri, apri il tuo cuore. Gesù vuole entrare con te, vuol cenare. Apri, apri il tuo cuore. Apri, apri il tuo cuore. Apri, apri il tuo cuore. Gesù vuole entrare con te, vuol cenare. Apri, apri il tuo cuore. E gloria a Dio, che bell'invito. Apri il tuo cuore, questo lo dice il Signore, non lo dico io, perché allora quanti sono a casa, quanti, aprite il vostro cuore insieme a noi per lodarlo e benedirlo con tutta la vita nostra, perché Lui ci ha fatto del bene. Ci possiamo lamentare del Signore noi? No. Forse ci sono altre cose di cui possiamo lamentarci, magari anche di noi stessi, ma del Signore no, non ci possiamo lamentare. E stamattina le trasmissioni sono un po' complicate. Sorella Margherita, una preghiera? Qualcosa? Coraggio? Gloria a Dio. Intanto io fermo lì, ci si è messo qualche problema. Gloria a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor, por ser una ofrenda ante tu presencia en esta hora, Padre. Ayúdanos, Señor, a dar de nosotros nuestra mejor alabanza, Padre amado, porque solo tú eres merecedor de toda alabanza, de toda adoración, de toda gloria y toda honra. Toda la gloria es tuya, Señor. Amen. Digno de alabanzas eres tú. Y por ende, estamos aquí en esta mañana adorándote, glorificándote, porque solo tú eres digno de ser adorado y glorificado. No hay un Dios tan grande como tú. No hay un Dios que le pidamos y no nos responda. Tú, Señor, siempre nos responde, Padre, en tu tiempo, Señor, aleluya. Gracias porque tú eres poderoso, porque tú eres Dios fuerte y grande, mi Señor, aleluya. Gracias por habernos llamado a tu santo camino, poderoso Dios, alabanza. Bendice este lugar de una manera especial, bendice a todos los que dicen presente. Bendice a aquellos que no han podido llegar. Mira los que vienen en camino, Dios. Limpia el camino. Purifica, Dios. Descontamina los aires. Quita los obstáculos, las piedras de tropiezo. Todo lo que quiera impedir que vengan, Señor, a reunirse en este lugar, a adorar tu nombre, a recibir esa palabra maravillosa que tú nos tienes en esta mañana. Padre, que tú nos hable conforme a tu voluntad, aleluya. Y que no seamos solamente oidores de tu palabra, Señor, sino que la practiquemos, Padre amado. Que vivamos esa palabra santa, esa palabra tuya, mi Señor, aleluya. Que son las que ordenan cada paso en nuestras vidas, Señor amado. Ayúdanos a poner atención, Señor, siempre, Padre, a cada una de tu palabra. Señor, como dice tú en el libro de Proverbios, hijo mío, guarda mis estatutos, inscribes mi palabra en la tabla de tu corazón y tu mente. Oh, bendito Dios, te damos gracias porque tú nos dices esta palabra para que no nos olvidemos de cada uno de esos beneficios que nos da tu palabra. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios y Padre nuestro. Gracias te damos, Dios.
En el nombre de Jesús, que no nos vayamos como llegamos, Dios amado, sino que el gozo sea maravilloso, que el gozo sea para siempre. En el nombre de Jesús, porque tu Espíritu vive en nosotros, porque tu Hijo amado dijo, me voy, pero no lo dejo solo, sino que estará el Consolador con ustedes, el Espíritu Santo. Gracias porque tú vives y vives en mí, vive en tu pueblo, Señor. Ordena cada situación, rompe toda cadena que quieran impedir la paz y el orden tuyo en nuestras vidas, Padre. Guía nuestros pasos, Señor. Que se haga tu voluntad, no la nuestra, Padre amado. Porque hijos tuyos somos, nos ha hecho tus hijos, Dios. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dio. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Abbraccia tutti quanti, Signore. Il tuo amore è grande. Gloria a Dio. Gloria a te, Signore. Benedetto sei, Signore. Glorioso, glorioso, Signore. Alleluia. Un altro coro. Apri i miei occhi per vedere Gesù. 105. Vogliamo cantare 105 in coro? Benedetto sei. Qualche altro che vuole ringraziare il Signore, potete farlo. Benedetto Signore, ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo. Gloria a Dio. Glorioso tu sei, Signore, glorioso tu sei, Signore. Gloria a Dio. Prezioso sei, nome al di sopra di ogni altro nome. Prezioso sei, Signore, gloria a Gesù, gloria a Dio, gloria a te, amen, 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 amen. Cantico? 104. Gloria a Dio. Gloria a Dio.
4. Santo, santo, santo è il Signor, santo è il Signor, l'onnipotente. Santo, santo, santo è il Signor, santo è il Signor, l'onnipotente. Tu sei veramente l'Onnipotente, Signore. Tu sei il Dio grande e meraviglioso e noi ti ringraziamo questa mattina perché la tua parola è preziosa al cuore nostro. La tua parola soltanto può lenire le ferite della vita di tutti, Signore, e può dare incoraggiamento questa mattina. Parlaci dal cielo, Signore, parla tu stesso alla vita nostra, Spirito Santo di Dio. Oh Signore, abbiamo bisogno del cibo, la manna dal cielo. Manda, manda, manda su di noi, Signore, come disse Samuele, il piccolo Samuele, parla poiché il tuo servo ascolta. Parla, Signore, affinché noi ti ascoltiamo questa mattina. Grazie, Signore, ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen, 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 amen. Pace a voi, pace a voi, pace a voi che siete arrivati. Gloria a Dio, fratello Giovanni qui. Ringraziamo il Dio, va, che il Signore mi ha dato grazia di stare qua. Siamo contenti o no? Sono arrivati altri credenti. Noi vi salutiamo nell'amore di Cristo. Ci rallegriamo, potete accomodarvi. Gloria a Gesù. Grazie, Dio nostro. Sapete, è difficile esprimere l'amore che sentiamo l'uno per l'altro. Vi guardo a tutti con, perché ci vogliamo bene, fratello Nicola, c'è sempre un bello sguardo pieno d'amore e Dio ti benedica a tutti noi, amen, è vero, è gloria a Dio. Non ci vuole molto, dico, basta guardarsi nel volto e noi possiamo vedere nel fratello, nella sorella, Cristo Gesù, è vero, no? Noi non siamo di quelli che vanno cercando i difetti. I difetti non ci interessano. Io sono il più difettoso di tutti. E né giudizi né critiche non ci interessa. Ma noi vediamo in tutti voi il volto di Cristo. Sì. No, fratelli miei, devo dire quello, voi lo sapete poi. Quando io devo dire delle cose le dico, perché ci siamo stancati di critiche e giudizi. Noi siamo di quelli che invece vogliono bene a tutti. Poi chi accetta, accetta, e chi non accetta, pazienza, non possiamo fare altro. Ma noi amiamo i vicini lontani. Allora, visto che sono arrivati a qualche altro, altri, cantiamo un altro cantico.
Gloria a Dio. 97? Sì, un bel cantico, sì. 97, cantiamo? Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua verità, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore, quando scopro la vera ragione perché io vivo. Credo che il numero 10. Quando la tempesta incomberà, dovrebbe essere giù in fondo ad armonia. Io l'ho trovato. Mettiamo questo cantico. È un po' il volume alto, adesso cerco di abbassarlo. Quando la tempesta incomberà, io mi eleverò con te sul mare. Padre, tu sei re degli oceani, in pace sarò con te. 167, 167.
Ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato, e io ti amo. Gesù, gloria a Dio. Beh, come non dire che il Signore è con noi? Perché poi leggerò alcuni versi proprio di questo cantico, come sono scritti in Isaia. Ma intanto vogliamo leggere in Atti, capitolo 7, Atti, libro di, degli Atti, numero capitolo 7, dal verso 30. Sono un po' emozionato, ma questo capita sempre. Dal verso 30 è scritto, capitolo 7, e in capo a 40 anni un angelo gli apparve nel deserto sul monte Sinai nella fiamma d'un pruno ardente, e Mosè, veduto ciò, si meravigliò della visione, e come si accostava per osservare si fece udire questa voce del Signore: io sono l'Iddio dei padri, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E Mosè, tutto tremante, non ardiva osservare. E il Signore gli disse: sciogliti i calzari, togliti le scarpe dai piedi, perché il luogo dove stai è terra santa. Certo, io ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito i loro sospiri, e sono disceso per liberarti. Or dunque vieni, e io ti manderò in Egitto. Gloria a Dio. Quel Mosè che aveva rinnegato, dicendo: chi ti ha costituito rettore e giudice? Il Dio lo mandò come loro capo e come liberatore, con l'aiuto dell'angelo che gli era apparso nel pruno. Egli li condusse fuori. Mosè, chiamato da Dio, condusse fuori il popolo, avendo fatto prodigi e segni nel paese, nel Mar Rosso e nel deserto, per 40 anni. Questi è il Mosè che disse ai figlioli di Israele: il Signore, il Dio vostro, vi susciterà un profeta di fra voi, fratelli, come me. Mi fermo qui. Bella la storia. Io ho dato un titolo, come stanno facendo diversi, stamattina l'ho dato anch'io, al culto: l'Iddio dell'impossibile. Oh, mi sono inoltrato molto, mi prendo una responsabilità e ci prendiamo una responsabilità molto grande. Abbiamo scritto l'Iddio dell'impossibile, e allora di fronte a questo dobbiamo dire qualcosa, ma non da me, non da noi, ma dobbiamo tirarla fuori dalla parola di Dio, perché è la parola di Dio che trasforma le situazioni e fa capire che Dio è l'Iddio dell'impossibile. Io posso dire mille parole, ho detto già prima, ma non cambia nulla. Se parlo io, che cosa posso cambiare?
che possiamo cambiarci l'uno con l'altro se non l'amore l'uno e l'incoraggiamento? Ma chi veramente può fare qualcosa è l'Iddio dell'impossibile, e lui interviene nelle cose impossibili. Ora qui la parola ci dice, ci ricorda che il popolo di Israele era prigioniero in Egitto da tanti anni. Fratelli e sorelle, ci medesimiamo nella parola? 1,5 milioni di persone, quindi tutti i bambini e il resto, erano prigionieri in Egitto e stavano soffrendo di una sofferenza immensa, dice la scrittura. Erano schiavi, dovevano lavorare giorno e notte per fare i mattoni. E questa prigionia così pesante fu mentre loro invocavano il Signore. Ascoltate, l'ho detto migliaia di volte, ma è la situazione che stiamo vivendo oggi. Più pregavano e più la schiavitù si faceva pesante. Ma com'è possibile? Io prego e la mia situazione peggiora per certi versi. E queste sono le notizie, onestamente, che mi arrivano di tanti credenti che dicono: ma come è possibile? Anche questa mattina vi ho detto 2 o 3 situazioni veramente incresciose e pesanti. Cosa possiamo dire, fratelli e sorelle? Se noi cominciamo a parlare da noi stessi facciamo solo guai, perché quando diciamo fratello, l'ho detto prima ma lo voglio ripetere, fratello, sorella, coraggio, ma queste sono parole semplici, sono parole ovvie, sono parole che comunque sono anche belle, ma ci deve essere qualcosa di più, fratelli e sorelle, che possiamo dire. Ma noi no, per mezzo della parola di Dio, perché è la parola di Dio che giunge nel cuore delle persone. Ora è scritto che questo popolo pregava, gemeva, piangeva, e il faraone peggiorò la situazione. Sapete, da prima che avevano qualcuno che gli portava il materiale per fare con i piedi, fratelli e sorelle, ma immaginate sotto il sole, stavo pensando, dovevano fare i mattoni, dovevano schiacciare quella terraccia, la terra, e poi fare con le mani. A un certo punto disse: non portate più, sono loro, il popolo di Israele, che si va a prendere il materiale, se lo porta e se lo lavora. Peggiorata la situazione, no? Ma come? Stiamo pregando, stiamo invocando il Signore, c'è un silenzio. È quello che oggi spesso sento dire: ma c'è un silenzio dal cielo. Fratelli miei, io onestamente già ho detto anche a qualcuno qui, non mi prendo la responsabilità di dire da me, ma stamattina voglio presentare ciò che la parola ci dice. Ora il Signore sta preparando invece il liberatore. Ma dov'è il liberatore? Mosè che ha passato prima in Egitto, figlio della figliuola del faraone, poi è andato via e ora 40 anni sono che è nel deserto a pascolare le pecore di suo suocero. Ma pensate, 40 anni Mosè è stato nel deserto, sì. Fratelli e sorelle, vi direte voi: ma che devo stare nel deserto, fratelli e sorelle? E se questo capita, ma il Signore sta preparando Mosè in quel deserto, e questo è quello che dice la parola, non lo dico io, sta preparando Mosè e il suo cuore per un compito altissimo, per liberare il popolo di Israele. Oh, fratelli miei, ma non c'è un modo migliore? Ma non c'è un modo migliore per sistemare le cose? Guardate, io di fronte a Dio non possiamo discutere, cioè possiamo parlare con Dio, ma Dio sa, è duro da mandare giù, ma lo so che è duro da mandare giù, 40 anni
e poi viene chiamato nel pruno ardente. Bellissimo episodio, lui che viene chiamato il pruno ardente che non si consuma, brucia, e Dio gli disse: togli di calzare i piedi, dai piedi, perché questo luogo è santo, è santo, è santo. E in quel luogo Dio lo chiama, va a liberare il mio popolo. Signore, non so parlare, non sono capace di esprimermi, voi sapete è stato un tira e molla che è durato, ma a un certo punto il Signore lo obbliga, a volte fa così il Signore con ciascuno di noi, a volte ci obbliga a fare qualcosa. Questa mattina, fratelli e sorelle, non è stato facile giungere qui, ma siamo venuti per lodare il Signore, per glorificare e innalzare il nome del Signore. E dice il Signore: io ho visto, attenzione, io ho visto l'afflizione del mio popolo. Cioè loro non sanno, loro non hanno sentito nulla, il popolo di Israele, attenzione, ma Dio dice: io ho visto l'afflizione del mio popolo. Allora, che posso dire? Non sono io che dico questo, il Signore sta dicendo: io ho visto la tua afflizione. Io ho visto il tuo problema. C'è il silenzio, ma il Signore già ha visto e vede ogni cosa, conosce ogni piccolo problema della vita nostra. Fratelli e sorelle, se noi non crediamo in questo Dio, allora siamo nei guai. Non abbiamo speranza. Ma se la parola ci dice che ci ha visti come siamo nelle nostre condizioni, accettiamo questo nel nome di Gesù, amen. Accettiamolo, accettiamolo. Dio ha visto la mia, l'afflizione, ho visto i loro gemiti. Che cosa sono i gemiti? Sono momenti di dolore, che non si riesce ad esprimere neanche a parole. Gemere, piangere, quasi in una situazione difficile da superare. Ho sentito i loro gemiti. Il Signore non ha sentito soltanto, ha visto, ma ha sentito che stai esprimendo, forse non con parole, ma con il tuo cuore, un dolore che c'hai profondo. E per questo voglio leggere Isaia 43. Guardate che questi versi sono profetici, sono per noi, verso 1 e 2, l'abbiamo cantati, ma voglio leggervi ancora 43. Ma ora così parla l'Eterno, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che t'ha formato, o Israele: non temere, perché io t'ho riscattato, t'ho chiamato per nome, gloria a Dio. Tu sei mio, quando passerai delle acque, io sarò teco, sarò con te. Quando attraverserai dei fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non ne sarai arso, e la fiamma non ti consumerà. Qui sta parlando il Signore e parla di eventi che stiamo vedendo ultimamente in modo eclatante di fronte all'acqua che straripa e si porta via i paesi interi. È distruttivo, è vero, fratelli e sorelle, le acque dei fiumi. E qui parla ancora quando il fuoco, questo ultimo tempo abbiamo avuto acqua ultimamente che ha fatto disastri, e il fuoco che ha bruciato foreste, alberi, tutto. Ebbene, il Signore dice: io non ti lascerò solo, amen. Quanto è importante, questa è la parola del Signore, fratelli e sorelle. Io mi rendo conto che non è facile, ma dobbiamo dire: Signore, questa è la tua parola. Facciamo come facevano una volta i fratelli: questo, tu hai promesso questo, Signore, e adesso lo devi mantenere, perché questa è la tua parola.
non è un dovere, nel senso che noi imponiamo al Signore, perché non dobbiamo imporre nulla, ma se il Signore ha detto, possiamo dire: Signore, tu l'hai detto, non io, che tu saresti stato con me se io attraverso i fiumi e il fuoco, l'acqua non mi sommergerà, il fuoco non mi consumerà. Vi ricordate i tre giovani buttati nella fornace ardente, 7 volte più forte del normale, perché non si erano inchinati di fronte alla statua? E io ripeto tante volte: noi non siamo religiosi, noi non ci inchineremo di fronte alla religiosità della gente, ma noi ci inchiniamo soltanto di fronte al Signore Gesù. Amen. Non ci inchiniamo di fronte alle persone, no, noi ci inchiniamo di fronte al Signore. Ed è importante questo. Questi tre giovani furono liberati. E quando il re andò e guardò, vide una persona con un viso splendente che era insieme ai tre giovani e che non si consumavano dal fuoco. E uscirono liberati da quella fornace senza, disse qualcuno ed è giusto, neanche un pezzetto del loro vestito era stato toccato dal fuoco, perché il Signore, quel quarto uomo, era Gesù stesso che era sceso a liberare questi tre fedeli al Signore. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle. Sono sceso per liberarli, dice il Signore. Fratello, sorella, il Signore sta scendendo per liberarti. Oh, ti prendi una responsabilità? Io non mi prendo nessuna responsabilità. Io dico: è scritto, e questo è scritto. È vero, fratelli e sorelle, e non è soltanto per il popolo di Israele, ma è per il popolo di Dio oggi. Beh, che i mass media sono negativi, sono d'accordo con tutti voi. Ma c'è anche un modo sano per utilizzare questo. E io in questi giorni sto vedendo dei video che vengono da ogni parte, dal Sud America, dal Centro America, e parlano tutti alla stessa maniera, cioè tutti credenti che cantano e pregano che il Signore possa intervenire in questo tempo difficile. Non ce n'è per nessuno. Dobbiamo dire che tutto il popolo di Dio geme e travaglia, ma possiamo dire che il Signore sta ascoltando il grido di tutti. Amen. Fratello mio, ti sei preso una responsabilità, lo so, mi rendo conto. Noi siamo gli ultimi qui, non ci sentiamo migliori degli altri, no, non ci interessa. Forse siamo quelli lì, quelli criticati. Altri ultimamente si sono tolti qualche sassolino, e stamattina me lo voglio togliere anch'io. Voi non sapete, ma si dice che noi siamo quelli che cantiamo troppi cantici. Guardate, chi ci segue e non è d'accordo, noi cantiamo quello che sentiamo nel cuore. Ma se ci criticate perché cantiamo un cantico, due cantici in più del normale, qual è il normale poi? Non lo so io. Noi diamo gloria a Dio, sia con le labbra che con il canto. Non è un mezzo per riempire il culto, ma per dare gloria a Dio, fratelli e sorelle. Ebbene, chi ci apprezza, chi non ci apprezza, pazienza. Ma intanto, no, è una battuta, sorella Francesca. Sì, ecco. E quindi ci siamo. Va bene, comunque noi abbiamo anche tanto tempo per la parola. D'altra parte, sapete, per esperienza, se dobbiamo accontentare le persone non le accontenteremo mai. Troveranno sempre un difetto. Ma noi siamo sereni e tranquilli, è vero, fratello Giovanni? Noi facciamo quello che sappiamo fare. Se gli altri sanno, diceva mio padre, una cosa bella:
se gli altri sanno fare meglio di noi, lo facciano, gloria a Dio, lo facciano, amen. Chi sa fare meglio, gloria a Dio. Noi quello che sappiamo fare lo facciamo alla gloria del Signore e non ci mostriamo, dice, ma avete tanti canali accesi. Ma io se ci avessi altri 10 canali li accenderei, ma non per far mostrarci, ma no, è per dire, per giungere ovunque, dire guardate che Dio è fedele, il Signore opera ancora oggi, la gente è depressa. Dice, ma chi sei tu che ti prendi questa responsabilità? No, io non mi voglio nessuno di noi, ma vogliamo annunciare la parola del Signore con ogni mezzo, gloria a Dio. Sono sceso per liberare, quindi l'intervento sta arrivando, la fatica finirà, a me, come dice il cantico, l'intervento sta arrivando, ma il popolo intanto geme ancora. Quanto tempo, il tempo è nemico della nostra fede, è così, no, noi vorremmo subito, ma fratelli miei non sappiamo, il popolo di Israele era, si dice che era sfinito. Beh, io posso immaginarlo, lavorare giorno e notte, 24 ore su 24, è tremendo. Eppure il Signore sta scendendo per liberare il suo popolo. C'è una responsabilità qui che Mosè si prende. Si prende Mosè una responsabilità molto grande, quella di liberare il popolo. Lui non sa, non è capace, ma dice io ti manderò il Signore, vai, io ti manderò e ti darò le parole giuste per parlare con il faraone. E voi sapete quanto è stato difficile affrontare un faraone che era cattivo, era tremendo, che è praticamente la figura del nemico dell'anima nostra, no? Che è difficile da affrontare, ma Mosè doveva affrontarlo con l'aiuto del Signore. Lui, il Signore ci manda e ci raccomanda e ci dà le parole giuste se noi siamo sensibili. Ebbene, sapete, è un vantaggio dire al Signore io non sono capace, io non so parlare, perché allora è il momento giusto che il Signore, in queste, per chi è bravo a parlare, l'Apostolo Paolo, voglio dirvi qualcosa stamattina, l'Apostolo Paolo era prigioniero, con i ceppi, guardate che era una situazione drammatica, eppure non era egoista, non pensava a se stesso, ma lui pregava per tutti i santi ed invita tutta la fratellanza a pregare gli uni per gli altri. E lui si prendeva cura scrivendo anche con i nomi, perché amava la fratellanza, amava i fratelli e le sorelle, e scriveva queste lettere piene d'amore. Ma Paolo, ma tu sei nei guai? Sei nei guai, c'hai problemi tu e stai pensando agli altri. No, anche lui pensa agli altri. Fratelli e sorelle, che bello fra voi, io so, vi conosco uno a uno, voi se potete fate qualcosa e dite qualche parola giusta. Molte volte non vi accettano, va bene, pazienza, ma intanto la parte nostra l'abbiamo fatta, è vero, con amore. E poi, fratelli miei, ormai è una Babilonia di parole su parole, noi vogliamo essere precisi e giusti davanti a Dio. Ebbene, io ti manderò, ma 40 anni nel deserto in mezzo alle pecore, adesso gli tocca questo compito altissimo, difficile. Il Signore molto spesso ci dà dei compiti che noi non siamo in grado di portare avanti, ma è Lui che ci dà l'armatura, ci dà la possibilità e ci dà la forza per affrontare certe situazioni. Amen. Stamattina mica è stato facile, magari per voi venire, pioveva e via discorrendo, problemi, acciacchi, eppure siamo arrivati qui per dare gloria a Dio. Bene, fratelli e sorelle, il popolo del Signore vede la liberazione e viene liberato, io vado per concludere, viene liberato, ma mentre fugge
un milione di persone, di uomini, più tutto il resto, immaginate quanti erano, eh? A un certo punto si trovano il Mar Rosso davanti, da un guaio deserto fuggono un altro guaio davanti, il Mar Rosso. Come fai? Ma il Signore già ha provveduto la liberazione, di nuovo, è una seconda liberazione, la prima da Egitto e poi c'è il mare con l'esercito egiziano alle spalle. Noi abbiamo sempre alle spalle il nemico dell'anima nostra, ma il Signore ci guarda alle spalle. Se davanti abbiamo un nuovo problema, il Dio provvederà. E Mosè fu chiamato a un atto di fede, di battere con il bastone sul lago, perché era un lago, e si aprì. Mosè l'ha fatto. Vedete, Mosè era semplice, e così dobbiamo essere semplici noi al comando del Signore. Non dobbiamo essere complicati, dire: Signore, ma mo che faccio? Ti pare batto con un bastone su? Non è possibile. Mosè lo fa senza discussioni e la sua fede viene premiata e si apre la strada e il popolo passa in mezzo. Immaginate voi, no? L'acqua di qua, l'acqua di là, e tutto il popolo in terra asciutta. Ma l'esercito sta arrivando, egiziano, arrivano e ci colpiscono. Correte, dai, 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 passate all'altra riva. Che succede? Che anche l'esercito egiziano si butta dentro questo strada aperta, ma a quel punto si chiude l'acqua e vengono immersi e vengono sommersi dall'acqua. Gloria a Dio. E dopo il popolo di Israele cominciò a danzare e a cantare. Questo è scritto, non è che l'aggiungo io. Cantavano le lodi al Signore, perché il Signore l'aveva liberati di nuovo ancora una volta. Benedetto sia il nome del Signore. Ora vado concludendo, perché non devo stancare. Il Signore sta arrivando, fratello, attento. Lo dici tu? No, non mi prendo, perché molti profetizzano ultimamente cose che poi non avvengono. Ma io voglio dire stamattina quello che dice la parola: il Signore sta arrivando, la fatica finirà. Amen, gloria a Dio. Come farà il Signore? Non lo so io, ma chiedetemi, cioè, mi chiedete cose a me impossibili. Ognuno ha la sua, ognuno ha il suo problema, e il Signore sa come intervenire meglio di noi. Noi possiamo dire: beh, sa, il Signore farà questo, ti darà quell'altro, ma sono parole. Il Signore poi sa come intervenire e concedere a ciascuno di noi la liberazione. Fratello, sorella che sei nel web, che stai seguendo, che ti trovi in grande difficoltà, stai a casa, forse malato, problemi grossi, grandi, devo dire, ebbene, che posso dirti? Ecco, questa è la parola. Il Signore ha promesso un aiuto convenevole. Il Signore l'ha promesso. Dice: ma io sto pregando, sento un silenzio. Anche noi diciamo: c'è un silenzio, ma questo silenzio viene rotto all'improvviso dalla potenza dell'Iddio dell'impossibile. Amen. L'Iddio dell'impossibile. Perché le cose possibili sono possibili all'uomo, è scritto, ma le cose impossibili sono possibili a Dio. È difficile, ma quando arriverà daremo gloria a Dio. Amen. Quando arriverà la liberazione, noi daremo gloria a Dio. Allora diremo: guarda, quella domenica la parola aveva detto questo, io non ci credevo molto, ero dubbioso, ma guarda, il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Alleluia, come dice il cantico. Amen. Allora alziamoci in piedi. Gloria a te, Signore. Benedetto sia il nome del Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Chi vuole fare una bella preghiera per tutti noi? Amen. Sorella Giulia, sì. In italiano, se è possibile. Grazie. Gloria a te, Signore.
Benedito y lodado sea el nombre del Señor, aleluya. Sí, Señor, gracias. Espíritu Santo de Dios, te ringraziamo porque tú sei bueno. Te ringraziamo per la tua misericordia, Espíritu Santo. A ti damos la lode, Espíritu Santo, porque tú sei digno, Signore. Grazie, Padre, per come ci ha parlato in questa mattina, Espíritu Santo. Grazie, Signore, perché tu mai vieni a meno nella nostra vita, Signore, alleluia. Inalziamo il tuo nome, Padre Santo, Amen. Ogni giorno, Amen. Padre. Oh, Signore mio, a ti, Signore mio, ci inginocchiamo, Padre, Amen. Davanti alla tua presenza, Signore, Gloria. Alleluia. Inalziamo il tuo nome, Spirito Santo. Te ringraziamo per ogni cosa che fai nella nostra vita, Signore. Per ogni cosa che hai Amen. Fatto nella nostra vita, Signore mio. Grazie, Padre, perché possiamo guardarti ogni giorno, Padre Santo. Grazie, Gesù di Nazareth, alleluia, perché la tua misericordia è inclinata su di noi. Grazie, Gloria, Signore, Dio. Perché ci guarda con tuoi occhi di amore, Padre. Oh, alleluia, aiutaci, Padre, aiutaci ogni giorno a fare la tua volontà, Signore mio, che la tua parola sia un fatto nella nostra vita, Padre Santo, che ogni parola che sentiamo tua, Padre amato, la mettiamo in pratica, Signore, nel nome santo di Gesù. Te ringraziamo, Padre. Oh, che bendito e eterno. Amen. Amen, amen, amen. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Che cantico vogliamo cantare a proposito dei cantici? Un cantico ancora per concludere? Gesù era lì. Allora il 54, fratello Giovanni, grazie. Sì. 54, fratello Giovanni, l'offerta puoi passare, grazie, Signore vi benedica, anche domenica scorsa è stata una bella offerta, alla gloria di Dio, continuiamo perché nessuno si mette in tasca nulla, ma è per pagare le spese e via discorrendo, a Dio sia la gloria. 54. Gloria a Dio. Era lì per pagare il prezzo dei miei peccati, era lì soffrendo e pensando alla mia vita, mentre tutti ridevano di lui. Era lì quando il sangue scendeva dalla sua fronte, era lì, mentre il sangue di Abele gridava vendetta, il suo sangue grida amore. Gesù era lì, che soffriva con amore. Amen. Era lì, non pensava suo dolore. Era lì con lo sguardo verso il cielo. Padre mio, era lì sofferente in croce con amore pregava. Era lì, Padre mio, perdona loro perché non sanno quel che si fanno. Sua vita era lì, una sola espressione uscì dal suo cuore, Padre mio, tutto è compiuto. Gesù era lì, che soffriva con amore, era lì, non pensava verso il cielo, Padre mio.
Alleluia. Io certamente chiedo scusa a voi qui, ma non sono stato il solo che ha dovuto in qualche modo, no, difendere l'opera, ma sa, dire qualcosa. C'è un altro giovane a Napoli, c'è una grande chiesa, eppure anche lui ha avuto critiche. D'altra parte, quando ci si mette la faccia, diciamo, no? Quando si è nel web, è chiaro che si è criticato. Anche lui ha dovuto replicare, dai, alla fine ha dovuto replicare, ma chiedo perdono a tutti, non è mio modo di dire nulla, però noi cantiamo, preghiamo, facciamo quello che sentiamo nel cuore, poi pazienza, no? Vero? Vogliamo benedire ognuno, tutti quanti, vicini e lontani. Siete d'accordo? Non ho detto, credo che non ho offeso nessuno, ho detto soltanto che noi siamo quelli che siamo con l'aiuto di Dio. Siamo nella semplicità qua. Ci vogliamo bene, ci amiamo gli uni e gli altri. Grazie Gesù. Mi rendo conto che posso turbare, ho potuto turbare, ma perdonatemi, non lo farò più, ecco, l'ho detto una volta detto, stop. Mattia, quando ci ascolta e cantiamo, anche con le nostre voci stonate, poca voce, sì. Sono lode a lui, sì. Sì. Ma voglio dire, adesso siamo in diretta, ma è giusto, voglio dire, ognuno fa quello che sente, noi fin dall'inizio abbiamo sempre amato cantare, ci piaceva, voglio dire, se questo è un difetto di 30 anni fa, 35 anni fa, allora siamo difettosi, ma noi diamo gloria a Dio. E questa mattina, per rompere questo momento che anche voi vivete magari, vogliamo fare un applauso al Signore invece, a Lui soltanto, diamo gloria a Dio. Così andiamo ancora peggio. Signore, grazie Gesù, ti ringraziamo Signore per la tua bontà e misericordia verso ciascuno di noi, benedici tutti quanti, indistintamente Signore, benedici i vicini lontani, stai con noi ancora oggi, dacci la forza di andare avanti, di superare ogni ostacolo, che sia del nemico o anche delle situazioni, dacci la forza Signore. Noi ti ringraziamo, rimani con noi, che si fa sera in questo mondo, perché tu sei la nostra luce sul nostro sentiero. Alleluia, Gesù è la nostra luce. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Pace a tutti, il Signore vi benedica. Pace a tutti, pace.